Cari amici, buongiorno, eccoci qui dopo un bel po' di tempo. Ebbene, come dice il titolo, una nuova casa, una nuova vita, nuove emozioni, cari amici. Si sa, quando c'è un cambio, a parte di casa, nella vita, c'è qualcosa di emozionante. Certo, può essere di bello, sensazione bella, può essere sensazione meno bella, invece per me, visto che insomma comunque sono bello a livello di impegni anche, insomma, tosto, nel senso che cerco il più possibile di impegnarmi, quindi ora che insieme ai miei genitori, a mio fratello, siamo in una nuova home, in una nuova casa, zona più centrale della città di Trani. Quindi per me che luoghi come ora il palazzetto tensostatico o altri luoghi frequentati da me sono abbastanza vicini, ovviamente, no? Il discorso camminare a piedi ancora ben più volentieri, ma sì, fa bene, camminare a piedi fa bene, e che dire? Insomma, si sa, quando c'è il cambio di casa ci sono 50.000 difficoltà, però sta di fatto, cari amici, faccio questo video anche perché ieri la definirei appunto la giornata di ieri come il risollevamento dal grandissimo problema della linea di internet qui alla Casa Nuova, perché vi spiego praticamente. Chi è stato in questa casa, parliamo di 5-6 anni fa, o chi fosse stato il lui o il lei a mozzare o a tagliare il cavo della telefonia, sicuramente un atto che insomma non è proprio legale, diciamo così. Sta di fatto che finalmente, appunto, ieri, con due angeli custodi, la linea A, possiamo finalmente navigare con il wifi, quindi basta almeno qui in casa connessione da cellulare. E che dire, sono felicissimo, per non parlare poi di oggi anche, c'è cioè la nostra nazionale italiana che nonostante le diverse assenze, incrociamo le dita e speriamo che vinciamo. Che altro vi posso dire? Sono anche strafelice perché il tirocinio al bar dell'ospedaletto sta andando molto bene. Pensate che oggi facciamo l'estrazione di un sorteggio con premi, tre premi, un cestino, un aperitivo e colazione completa, ovviamente primo, secondo e terzo classificato. Quindi ora non voglio essere sulla retorica che magari non ho dormito per questo, ma diciamo che sono molto carico, ovviamente, però bisogna saper giustamente calibrare ed equilibrare comunque le emozioni. Che dire? Ora ci potremmo vedere di più, ovviamente, al momento in cui c'è un po' di argomentazione che posso fare, che sia di sport, wrestling o quant'altro. Che dire, io vi ringrazio tutti per il sostegno che mi date, tutti sia dei vari impegni che ho io, perché un sostegno a livello emotivo, morale, psicologico fa sempre bene. Poi nella vita ricordiamoci, essere impegnati fa sempre bene. Perché non bisogna mai stare assolutamente da soli, la solitudine è una brutta bestia, quindi cari amici, bisogna stare sempre con qualcuno, mi raccomando, quindi dal vostro deluxe, come amo chiamarmi deluxe. Vi saluto anche perché ora è un po' presto, però tra un paio di orette sarò al bar,
E vi ricordo comunque che io presso il bar dell'ospedaletto, i miei amici, chi mi conosce, mi può trovare al martedì dalle ore 9 alle ore 12 e il venerdì dalle ore 11 alle 14, però negli altri giorni trovate anche altri ragazzi e soprattutto anche il fantastico e straordinario insegnante Ricco, che faccio davvero i complimenti a Gianluca per gli insegnamenti che mi ha dato, che mi sta dando e che mi continuerà a dare, oltre che ho conosciuto un nuovo amico e sappiamo chi trova un amico trova un tesoro. Quindi che dire, non state lì come del baccalà, venite al bar, prendete un caffè che li facciamo bene, mi raccomando, il caffè corsare è accogliente. Io vi saluto, buongiorno, buona giornata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!